Buonasera, bentrovati. Che combina stasera Roberta? Stasera Roberta si sta dando un bel po' da fare perché domani è il compleanno di suo figlio, un bel ragazzone di 33 anni, che vuole una cenetta a base di pesce e carne, quindi già comincio questa sera a darmi da fare. Buonasera. Sto già preparando il fumetto di pesce per fare l'isola pescatora. Abbiamo messo dei pesci azzurri tranquilli, acqua, sedano, carota, cipolla, uno spicchio d'aglio schiacciato e stiamo facendo andare. E qui sarà il nostro fumetto. Qui sto preparando la bisque con i gamberetti. Abbiamo fatto un bel soffrittino, abbiamo messo i nostri gamberetti, abbiamo aggiunto dell'acqua e stiamo facendo andare. Su questo bel pentolone abbiamo messo sedano, carota e cipolla e andremo a fare un po' di insalata di mare. Faremo insalata di mare e pescatore questa sera. Eccolo qua, il nostro polpo, le seppie, questi sono già puliti. Poi un giorno vedremo come vanno puliti. Quindi cominciamo. Si mette prima il polpo. Ciao Rob, ciao Joe, ciao Salvatore. Ho avuto una settimana un po' impegnativa, quindi non ho avuto modo. Tra oggi e domani ci rifaremo. Ok? Bene, cominciamo con il nostro polpo. Guardatelo un po', bello grande. Quindi, i polpi sono dei cementerati. Li togliamo, qui ci sono gli occhi e togliete il becco, quindi lo aprite e all'interno c'è questo, il becco lo togliete. Voilà, fatto. Quindi questo è molto grande, quindi lo possiamo utilizzare sia per la pescatora che per la nostra insalata di mare. Come vedete è già pulito, è già eviscerato, lo possiamo mettere in acqua. Eccolo qua. Via. E questo lo utilizzeremo per la nostra pescatora. Le seppie, anche queste sono già pulite. Quindi, eccole qua. Però dovremo aspettare un po' che vada avanti la cottura del polpo, perché la seppia ha meno cottura. Quindi la lasciamo qua, la lasciamo in stand by. Mettiamo il coperchio. E facciamo andare. Va bene? Ok. E adesso cominceremo a preparare la nostra pescatora. Va bene? Ok. Questa sta andando, il fumetto anche, la mia cucina è piccolina. Dovrò togliere qualcosa. La bisca è pronta, la possiamo togliere. Ciao Sergio, ciao Marco. Ciao, salutami l'Irlanda, la verde Irlanda. Ciao Rob. Ok, quindi possiamo togliere la nostra bisca. Voilà. Prendiamo un'altra pentola, qui mettiamo l'olio, metteremo dell'aglio, del peperoncino, le nostre alicette, un po' di cipolla e facciamo il nostro bel soffrittino, come facciamo sempre. Ok? Quindi prepariamo tutto. Eccoci qua. Prendiamo le nostre cosine, ci mettiamo il nostro aglio, lo tiriamo e lo mettiamo. Ecco qua. Mettiamo 2 o 3 spicchi di aglio.
con il pesce l'aglio ci va, è il suo, ok? Poi gli farò vedere anche altre cosine, farò una bella cenetta al mio ragazzo. Quindi faremo dei dolci, faremo la mille foglie con le fragole, la crema pasticcera, il nostro risottino che farò domani, stasera prepariamo il sugo, le cozze gratinate, i bignè salati che sono molto buoni, con burro e aricetta, e ci sbizzarriamo un pochino. Faremo anche del pane, come no. Faremo tante belle cosine. Lo so, mio figlio è un po' viziato. Ecco qua. Ecco qua. E la mettiamo a soffriggere. Ok? Mettiamo i nostri filetti di alice. Ciao Antares, ben trovata! Ecco qui, i nostri filetti di acciuga che danno un sapore, una marcia in più, un pochino di peperoncino che non manca mai, no, senza esagerare. Prendiamo una bella cucchiarella, anche quella non deve mancare. Perfetto. E facciamo soffriggere bene bene. Se spazio è poco, purtroppo ci dobbiamo adeguare un pochino. Ecco. E adesso cominciamo con il polpo, bello sostanzioso, quindi dovremo fare a pezzettini, eh? Vediamo che il polpo è ricco di collagene, soprattutto la pelle, è quella che dà più sapore ed è più ricca di collagene. Proprio bello ciccio, un bel mostriciattolo. Qui con i pezzettini, poi dovremo mettere anche altri tipi di pesce mano a mano. Adesso mettiamo le sette.
quindi mettere seppie, calamari, vabbè, in questo caso sufficienti polpi e seppie, già una bella quantità. Queste sono le gamberi, dovete togliere il becco, eccolo qua, togliete il becco. Questo modo, e togliete anche questa parte, ecco qua. A questo punto questo lo potete utilizzare. Abbiamo messo in cottura anche questo, siamo un pochino la fiamma è alta, ok, mettiamo un altro po', qui c'è il nostro polpo che va, adesso aggiungiamo anche le nostre seppie. Faremo anche i gamberoni con il lardo. Ciao Spartaco, grazie, sei molto gentile. Benissimo, le mettiamo in cottura anche questo. Ecco qui. Per 8 persone direi che è ben sufficiente. Ok, puliamo anche questo. Ed ecco, gli occhi sono stati già tolti. E questi possiamo metterli insieme al nostro polpo. Voilà, via, in cottura anche questo. E facciamo andare. Quando la forchetta uscirà fuori, ciao Angelina, un bacio! Quando la forchetta uscirà senza fare resistenza dal nostro polpetto, il nostro polpo è pronto. Lo possiamo far raffreddare e poi condire adeguatamente. Poi vedremo come lo condiremo domani. Quindi, puliamo il tutto. Puliamo il tutto. Bene. Per il momento vi saluto, adesso metteremo del vino bianco e manderemo in cottura e dopo vedremo cos'altro dovremo aggiungere, ok? Ci vediamo dopo, buona serata, ciao ciao! Bene, adesso il nostro polpo per la nostra isola di mare con le nostre seppie sono cotte e le abbiamo tolte. Qui abbiamo filtrato il brodo di pesce e la nostra bisque. L'abbiamo aggiunta alla nostra pescatora e la abbiamo mandato in cottura. Prima abbiamo visto, abbiamo preparato il soffritto, abbiamo messo il pesce. Una volta rosolato abbiamo messo il vino bianco, una volta che è sfumato il vino bianco abbiamo fatto andare la cottura con il nostro brodo di pesce, la nostra bisque. In questo modo diventeranno un sughetto bello cremoso e saporito. Mi hanno chiesto, ma il polpo messo direttamente in padella non è duro? Il nostro caro amico. Allora, se noi lessiamo prima il polpo come abbiamo fatto per l'insalata di mare, che succede? Ciao Pascal!
che succede? Che tutti i sughetti, tutta l'acqua del polpo, tutto il suo sapore viene disperso e non verrà il sughetto cremoso e saporito come quando ce lo mettiamo direttamente crudo. Però per agevolare la cottura mettiamo del vino bianco e il nostro brodo di pesce, così viene bello cremoso e saporito. Ora passiamo ad aprire le nostre cozze e i nostri lupini. Qui abbiamo la nostra padellina. Ci va Roberta con questa padella così grande? Sì, li apriamo in questa padella così grande. Le abbiamo già pulite, sciacquate per benino diverse volte. Prepariamo il nostro soffrittino e sarà una cottura molto veloce. In questo modo, perché devono rimanere umide, morbide, metteremo un po' di vino bianco e lasceremo così. Poi vedremo, poi come le utilizzeremo. Le utilizzeremo per fare le cozze gratinate, le metteremo nella nostra pescatora, anche con il loro sughetto che è molto importante, l'acqua che tirano fuori i nostri molluschi. E poi vediamo se ci facciamo scappare fuori anche due spaghettini con le cozze vongole cotti in padella per benino, belli cremosi cremosi, o qualche datterino. Vediamo quello che esce fuori, quello che riesco a fare. Ho intenzione di fare tante cose, ma è faticoso. Va bene. Quindi adesso procediamo all'apertura dei nostri molluschi. Accendiamo il fuoco sotto la nostra padella. Ok. Mettiamo l'olio. Un cincinino di peperoncino. Allora, se avete l'opportunità di avere delle padelle d'alluminio, sono ottime, appunto perché la cottura è più veloce e si irradia il calore in modo uniforme. E poi per mantecare soprattutto la pasta, per mantecare la pasta utilizzate una padella d'alluminio, è fantastica, soprattutto per il pesce. Ok, fatta questa premessa, procediamo con l'aglio, il peperoncino l'abbiamo messo un pochino, ok, ecco qua, chiaramente ho utilizzato il fuoco più grande. Vedete, c'è una piazza d'armi, vabbè, non la cucina. Vabbè. Qua mettiamo il nostro filettino di acciuga. Ciao Spartaco! Ancora? E troppo cucinerò tra oggi e domani. Ciao Raiza! È un po' laboriosa, però ne vale la pena, ve lo posso assicurare. Il mio risottino alla pescatura, poi un giorno di questi, una sera, vi voglio preparare le linguine allo scoglio cotte direttamente nella padella con il sugo. Va bene? Qua, il nostro bel soffrittino, le nostre cozze, eccole qua le cozze belle pulite, e i nostri lupini. Abbiamo preparato anche il nostro bel coperchio. Ecco. Ecco qua,
facciamo aprire leggermente. Ciao Mark, grazie, ti saluto da Roma. Come vedete, qui questa è la nostra pescatora. E adesso metteremo anche un po' di pomodoro. Per il momento mettiamo un po' di polpa di pomodoro. Poi domani, poi vediamo cos'altro ci possiamo mettere, ok? Allora, la nostra polpa di pomodoro, eccola qua. Via. E abbiamo messo la polpa di pomodoro. Vediamo. Ovviamente non mettiamo sale, anche perché il polpo, i setti sono saporiti, però abbiamo messo anche il nostro brodo di pesce, che un pochino di sale c'era, quindi ha già preso il sale. Mandiamo un pochino, vediamo. Qua stanno andando le... Metteremo un pochino di vino bianco, pochi minuti di cottura e le lasciamo belle morbide. Poi vedremo come faremo le nostre cozze gratinate, come le utilizzeremo per la nostra pescatora e come le utilizzeremo se ci riesco a fare due spaghettini sciue sciue con cozze e vongole e qualche pomodorino. Ci sbizzarriamo un pochino, ok? Siamo quasi. Bene. Poi domani vedremo che riso, faremo tostare il nostro riso in padella. Aggiungeremo il nostro sugo, il nostro brodo di pesce e faremo andare a cottura. Poi, cos'altro? Farò anche un bel arrosto ripieno. Vi farò vedere come faremo un bel arrosto ripieno. Ci metteremo dentro la salsiccia, la verdura, il formaggio. Ci divertiamo un pochino. Facciamo l'arrosto, facciamo il pane con le olive, il nostro dolcetto. Se mi riesce farò anche la pavlova. La pavlova è un dolce particolare, è un dolce australiano. Si prepara con le chiare, con l'albume delle uova, si fa una bella meringa, si fa nella tortiera, si fa un bel cesto di meringa e all'interno si mette la panna, la crema, fragole e kiwi. È un dolce un po' particolare. E poi la millefoglie con le fragole, quella è stata su richiesta del mio bambino. Ah, poi con certo, anche i pugni insalati lo so fare, non lo so, cucinerà tutto il giorno. Però domani mattina voglio andare a camminare un po', vediamo che ci riesco. Se il tempo ci assiste. Oh, ecco qua. Adesso mettiamo un pochino di vino, 2 minuti e spegniamo il fuoco. Ecco. Abbiamo messo un po' di vino. E siamo pronti. Anche la nostra pescatora, qualche minuto, e la possiamo spegnere. Eccola qua. Ciao Matt. Bene ragazzi, che dire, per questa sera vi posso salutare e ci diamo appuntamento a domani. Mi collegherò ogni tanto con voi e così vedremo
come va avanti la preparazione e riusciamo a farci un pochino di compagnia, se vi fa piacere sempre. Va bene? Eccoci, Bene, 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 sono aperte. Ancora qualche gola, ancora no. Poi c'è anche un modo molto gustoso di mangiare questi molluschi belli abbrustoliti sulla piastra. Non sapete quanto sono buoni, bello, un sapore unico. Piano piano, piano piano, facciamo qualche ricettina gustosa. Le mie non sono ricette da gourmet, sono ricette molto casarecce, se vogliamo dire, ma sicuramente piene di sapore, e questo è importante. Ecco qua. Poi un giorno vorrò fare, lo faremo insieme, non l'ho mai fatto, un piatto pugliese, la teglia di patate rise e cozze. Lo voglio provare, vediamo come viene. Ci proviamo insieme. Va bene? Adesso vi saluto. I nostri molluschi. Eccoli. Sono pronti. Ecco fatto. Si può spegnere il fuoco. Un bacio, un abbraccio. Vi voglio un mondo di bene e ci vediamo alla prossima ricetta. Ciao, buona serata a tutti. Buona